sono Federico Graciale, ho 21 anni e faccio il barbiere da circa 7 anni. Sono arrivato qua e avevo 17 anni, però già lavoravo da 3 anni da Ozio a San Giorgio, a Cilia. Ma Federico lo va bene, oh. È bravo. Poi non capisco tanto da parte dei maschi, quindi non posso dire, però secondo me lavora bene, c'è cioè, tanta gente che chiede di lui. Ad esempio io qualcosa, io lo so, non la posso fare. Andiamo a fare un'ora, che c'è una cosa. Io mi faccio il ciclo di doping e te lo faccio vedere io, divento più grosso di te. Come tutti i mestieri, ho iniziato a fare la gavetta. E pensa, il primo taglio che ho fatto, l'ho fatto dopo 2 mesi che siamo andati da terremotati lì in Abruzzo, a Edendopoli. E Mario mi ha detto, tutti che gli hanno detto volete venire domenica e lunedì, che erano gli unici 2 giorni che avevamo di riposo. E io ho detto, vabbè, ci cioè, vengo io volevo imparare a lavorare e siamo andati là fino all'Aquila, io l'ho fatto il primo taglio, ho iniziato a mettere le mani in testa ai clienti. Sono fidanzata da 8 mesi, sì, un bravo ragazzo, è rispettoso, io sono piccola, lui è più grande di me e quindi quando mi è cominciato a piacere avevo paura a dirglielo, no? E quindi sono stata zitta, però appena gli ho detto ci siamo messi insieme. Ma io parlo male di te, con Mimmo via, poi vedi come ti metti. Muscoli. Lui è un ragazzetto d'onore, un ragazzetto con rispetto, per questo comunque io sono sempre stato favorevole al fatto che lui sta con mia figlia, sì, perché è una persona veramente precisa, una persona che sta proprio attento. Io ti dico che sarà un anno che sta con Asia, io non sono mai stato geloso di lui. Sai, io sono geloso, eh? Io per mia figlia uccido, diciamo. Però sì, ho pagato poco poco, perché comunque sono stato andato via. Stavo con soldi e sempre solo, mi In famiglia sono stato andato via, io ho detto, vabbè, me lo prendo io, per mia figlia, l'ho preso. Si comporta bene questo? Sì, beh, è il minimo che si comporta bene. Ciao ragazzi, buona giornata. Ciao. Niente, altro che sera. Che è quella che gli abbuffi tutto. Ma che buffo, buffo, Dai che i c'è buffi buffi fai adesso. solo te, fa Sì. bello, i buffi fai te, io faccio buffi. Fanno l'arte. Faceva il pugile, era molto bravo, no? Lui è un bravo pugile. Allora dice no, perché voglio diventare professionista, di qua, di là, mi do allenare 3 volte tutti i giorni, io faccio, io mo, ci parlavo, io. Barbiere no, eh. Cioè il barbiere lo fai, però lo fai così per campà. Era stato un po' prima, ma l'ha Come al solito, stasera solo pensi. Qui io non lo so, io faccio i negozi, faccio le cose, alla fine ci sto sempre solo io. Quando stavamo a pranzo c'erano quelli del Grande Fratello. La prima puntata lui fa, io là dove sta? Io mi sono girato, guarda, gli faccio, te il barbiere, è il pugilato, il Grande Fratello, la PlayStation, il barbiere no, eh! Tu tutto meno che il barbiere! Sono riuscito pure a fare un po' di match così. Però adesso devo passare da professionista, però il professionista richiede più impegno, più tempo per allenarsi, perciò ho dovuto lasciare per forza. Se buono a firmare, devi mettere, dove sta la X, devi mettere un'altra X. Lui è così, lui è ancora ragazzo, ha 22 anni, 21 anni, c'ha un sacco di passioni, lavora, perché comunque non è che si risparmia, cioè da me comunque io non posso essere, sarei balordo a dire che magari ho ragazzi che si grattano. No. La barba è una sistemata? No, tanto stiamo a caldo. Lasciamo così, brutta. Oh, non è cambiato il rapporto. Giocavamo, scherzavamo, ridevamo sempre, come prima. Mi può succedere che ho l'anticorpi. Invece a te ti può succedere. Perché ho fatto che con tutti questi muscolacci, capito? Ti può succedere, fratelli. E quando succederà io sarò là che mi mangerò i popcorn.